Cioè, amiche e cioè, amici, le donne aggressive inibiscono e intimidiscono gli uomini. Ci sono donne che, diciamo, fanno anche delle avance, esplicite, diciamo che a livello sessuale soprattutto, e quindi tendono a renderli impotenti da questo punto di vista. Perché, non tutti, ovviamente, ma quando un maschio, soprattutto con una donna nuova che ci esce la prima volta, lui non riesce neanche quasi a fare un avance, diciamo così, oppure fa qualche cosa che lei, diciamo, subito passa all'azione, diciamo così, crea un meccanismo tale per cui l'uomo vive una sorta di inibizione, perché la sua mascolinità, la sua virilità viene un po' castrata. Perché? Questa viene esaltata quando riceve degli stimoli e poi agisce in modo attivo, diciamo così, e riceve la scarica adrenalinica della voglia di conquista. Ma quando invece viene trattato come se fosse, diciamo così, una preda, e quindi si rende conto che può avere di fronte un'ape regina e lui è nel ruolo di fuco che, diciamo così, alla fine insegue, però poi chi comanda e chi decide è l'ape fondamentalmente e se lo magna pure, e tende, diciamo, a vedere la cosa, diciamo, si affloscia un pochettino, tutta la sua tensione, diciamo così, tende all'afflosciamento, tende, come dire, a diventare, ad avere un approccio molto più morbido e a essere molto più bloccato dal punto di vista, diciamo, della comunicazione, per cui difficilmente poi riuscirà a venire portando a termine il suo compito di cacciatore, ma si sentirà bloccato. E quindi questo capita, poi alcune donne ce ne sono, dico, ma ne ho trovato uno, due, tre, quattro, cinque, tutti impotenti. Ma non è che sono tutti impotenti. Se ne hai trovati cinque impotenti, o te le sei andate a cercare col lanternino, diciamo, su Focus c'è scritto che ce n'è uno su quattro, più o meno, uno su cinque, quindi non è che sei andata a trovarteli tutti tu. Se te ne sei trovata cinque di fila così, è perché praticamente sei tu che in qualche modo li inibisci, per cui devi cercare di, come dire, mandare degli stimoli e aspettare che loro facciano dei passi, si muovano. In questo modo riesci a far sì che si alzi completamente tutta la loro virilità. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, condividilo con i tuoi amici. Ciao!